nostra banda sul tetto. Mimmo, allora, io so che voi avete tanti progetti. Quello di sabato 29 l'abbiamo ricordato prima, sì. Lo ricordiamo ancora adesso. A Milano una serata incredibile. Allora, al Legend 54. Legend 54. Orlando Giambelli. Eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Tanti personaggi, una serata innovativa. Ma innovativa è innovativo prima di tutto il vostro gruppo. Sì. Sì, assolutamente sì, perché non è semplice trovare una cover band dedicata ai Beatles, ma a Paul McCartney in particolare. In particolare a Paul McCartney, perché... Vedi che ho studiato. Brava, perché? Bravissima. Conosce tutto. Il maestro Pina dice perché siete uguali. Grazie. E cantate benissimo come i Beatles. E penso che da un esperto come il maestro sia un grande complimento. Grazie. È l'assoluta verità. Mimmo, scusa Mario. È l'assoluta verità. È vero, assolutamente. Infatti noi siamo sempre felici di ospitarli ad Ami 5, ma vogliamo presentare questa tua prestigiosa band, Mimmo. Alle tastiere, Angelo Razzo. Alla chitarra, Paolo Petrini. Al basso, Roberto Bollani. Per gli amici, chiamato anche Gino Rossi. Esatto. Io sono Ilaria Rossi e lui è Gino Rossi, scherziamo. E alla batteria, Pier Tarantino. Tutti dei professionisti, ma il gruppo è stato fondato, insomma, da Mimmo e da Roby, due grandi amici dai tempi del militare. E questa avventura, vedi che mi ricordo, e questa avventura continua. Ehi ragazzi, il prossimo brano è Get Back e uscì l'11 aprile 1969, Band on the Roof. Thank you.
sorprendente. Scusami, cosa? Irene. Prego, è sorprendente. Maestro. Io prima ho detto identici, ma identici anche nelle sonorità. Se voi pensate che queste canzoni all'epoca erano fatte con degli strumenti che oggi possono sembrare obsoleti, superati, loro riescono a ottenere, non chiedetemi, un giorno glielo chiederò come fanno. Le sonorità sono identiche. Bravi, Band on the Roof. Band on the Roof, grazie. Bravi. Grandi amici di Dammi 5. Maestro, e questo è l'angolo dove?